Ben ritrovati a tutti, amici, oggi puntata davvero eccezionale. Abbiamo con noi Alessandro Di Battista. Benvenuto a Torina TV e grazie di aver accettato il nostro invito. Oh, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutta la vostra comunità. Allora, senti, prima di iniziare ricordo che è uscito il tuo ultimo libro, Scomode Verità, dalla guerra in Ucraina al Massacro di Gaza, pubblicato per Paper First. In cui Alessandro approfondisce, analizza molti dei temi di cui andremo a parlare oggi in questa, in questa intervista. E senti Ale. Per iniziare chiaramente non possiamo che partire dalla situazione internazionale, quindi dalla guerra per procura della NATO in Ucraina, dalla pulizia etnica a Gaza e dalle sanzioni e dalla guerra commerciale contro la Cina. Ecco, secondo te siamo di fronte a quella che è stata da più parti definita la terza guerra mondiale a pezzi? Uh, se sì, quali sono le parti in conflitto e per cosa stanno combattendo, e cioè è semplicemente uno scontro tra contrapposti imperialismi o c'è anche dell'altro? No, senz'altro, poi ovviamente nella vita tutto è relativo, e noi viviamo teoricamente in pace, anche se poi le scelte belliciste le subiamo anche noi come pubblico opinione italiana rispetto al so, nostro sistema sanitario, scolastico. Mi è capitato ieri di andare in un pronto soccorso in un ospedale importante a Roma e veramente da mettersi le mani nei capelli. Eh, uno spettacolo indecoroso per un paese teoricamente che fa parte del G7, cioè fa parte del G7, teoricamente diciamo dei paesi più ricchi e, e con uno stato sociale importante. Se invece vivessimo a Gaza ci sentiremmo parte forse non della terza guerra mondiale a pezzetti ma non so, di una guerra nucleare perché quello che sta arrivando alla popolazione palestinese, cioè quello che è arrivato più o meno agli abitanti di Hiroshima e Nagasaki, questa è la realtà. Quello che sta succedendo a livello globale, questa è la mia lettura, è che un determinato sistema eh, egemone eh, capitanato da, come paese dagli Stati Uniti d'America, ma poi io dico sempre che ci sono, eh, soprattutto negli Stati Uniti d'America, dei, dei poteri che sono più potenti eh, della stessa Casa Bianca. Eh, il famoso apparato americano, i servizi segreti, quello che Eisenhower definiva complesso militare industriale. E Eisenhower mise in guardia la pubblica opinione le istituzioni americane da un'eccessiva influenza esercitata dal complesso militare industriale, già quando lasciò la Casa Bianca dopo il suo credo, secondo mandato, credo fosse il 1962 63 1963. Do credo dopo Eisenhower arrivò Kennedy. Posso sbagliarmi, però. E disse appunto: occhio che qui ci sono delle strutture. Pubbliche e private, poi che si intrecciano troppo potenti, i servizi segreti, fabbriche di armi. All'epoca non c'era il capitalismo finanziario, perché io mi batto sempre ricordando quelli che, sono, quelli che sono i principali investitori istituzionali delle fabbriche di armi, sono sempre gruppi finanziari, per lo più nordamericani, anche canadesi, banche d'affari, eh, BlackRock. BlackRock gestisce un patrimonio di 9 miliardi di dollari, quanto il prodotto interno lordo di Francia, Germania e Italia messi assieme. Siamo di fronte a un potere pantagruelico, gigantesco, è complicato poi combattere un potere del genere, e dato che però il, il cosiddetto sud del mondo, i paesi che un tempo definivamo in via di sviluppo, in realtà erano via di sviluppo per noi, per il primo mondo, eh, oggi si stanno organizzando, si stanno ribellando. I colpi di Stato in Africa vanno letti in chiave eh, decoloniz diciamo di decolonizzazione, non in chiave eh, come i colpi di Stato imperialisti sostenuti dalla CIA o dai servizi segreti britannici nel secolo scorso. Cioè, è un altro mondo, un mondo che si sta ribellando in egemonia sempre più eh, barcollante, soprattutto poi eh, gli alleati degli Stati Uniti, poi gli Stati Uniti continuano ad essere un'economia molto forte, ma l'Europa è veramente un continente bello e inutile, per parafrasare il professore della meglio gioventù, un professore universitario. Dunque, che cos cosa sta avvenendo? Che chi ha avuto l'egemonia sta... Pensando che, che, che è a rischio, cerca in qualche modo di, di continuare ad esercitarlo. Per questo, la guerra per procura, come l'avete definita voi, che è stata ampiamente alimentata dal blocco occidentale, mi riferisco a quello in Ucraina, che non si, io poi non ho mai giustificato Putin per la guerra di invasione, perché si tratta di guerra di invasione, per me sono tutte indecenti le guerre di invasione. È eh, semplicemente noto che quando sono gli americani ad invadere non si parla mai di guerra d'invasione si parla soltanto di guerra di invasione quando sono i russi ad invadere. Ma comunque che sia stata alimentata, che sia stata favorita, che abbiano soffiato sul fuoco, abbiano buttato benzina sul fuoco dal colpo di Stato dell'Euromaidan ad oggi, diciamo l'invasione della, di della Russia e dell'Ucraina è fuori di dubbio, così come è fuori di dubbio che hanno il più possibile eh, Israele eh, favorito la crescita, alimentato il terrorismo. Io ieri, citando, qualcuno si è scandalizzato, no, l'altro ieri, quando era martedì, da, da di martedì ho, detto, ho citato una frase, non sono io l'autore, il terrorismo è la guerra dei poveri, mentre la guerra è il terrorismo dei ricchi, ma è evidente, chiunque abbia un minimo a cuore il ragionamento sa che è quello che dico, questa frase che non è mia, eh, eh, reale, ecco, ali, hanno alimentato il più possibile, eh, un, ma neanche un disagio, un, un orrore, che poi la reazione, come dire, io non la giustifico, ma è, è da eh, analizzare, da comprendere determinate ragioni. Io quello che vedo che viene fatto da decenni, seguo la questione palestinese da decenni, è, come dire, viene provocata sempre di più eh, una reazione palestinese sulla quale poi costruire la rappresaglia. Definitivamente violenta israeliana, come dire, fanno così: no eh, ti distruggo una casa, ti butto l'acqua, il cemento nel pozzo d'acqua, ti caccio tua nonna, ti arresto tuo figlio di 14 anni e me lo tengo 15 anni in carcere, eh, ti, ti blocco la scuola, faccio tutte queste robe, così quando c'è una reazione, uno che tira un sasso o dà una coltellata, e ci sono queste reazioni, ripeto, nessuno ne giustifica e poi su queste reazioni gli israeliani costituiscono una rappresaglia bene hai, dato una hai accoltellato un, un poliziotto, adesso muori e quindi faccio una strage, mando il drone al campo profughi di Jenin e sto parlando della Cisgiordania cioè dove teoricamente l'ala militare di Hamas neppure esiste cioè, questa è la realtà ed è tutto concatenato e vi lascio la parola perché sostengo che le guerre durature eh, siano mh, la manna per eh, le industrie belliche eh, Assange disse eh, rispetto alla guerra in Afghanistan l'obiettivo non è una guerra di successo ma una guerra duratura perché solo una guerra duratura consentirà di eh, far passare del denaro dalle tasse dei contribuenti nordamericani e europei direttamente in quelle che eh, Assange definiva transnazionali della sicurezza internazionale, coloro che si arricchiscono grazie alle armi. Ecco vedete chi sono i produttori delle armi che vengono sia usate per prolungare il conflitto in Ucraina e nessuno vuole il negoziato, non perché ha ancora... Eh, qualcuno non so no perché si pensi ancora alla vittoria ucraina ma perché una guerra duratura arricchisce e coloro che vendono armi agli israeliani sono le stesse fabbriche, fabbriche nordamericane gli F-35 che hanno colpito addirittura l'edificio di un'ambasciata iraniana a Damasco vengono prodotti dalla Lockheed Martin che è la principale fabbrica di armi del pianeta la più grande al mondo che vende anche armi vende da armi all'Ucraina, ma queste armi vengono pagate grazie ai denari dei contribuenti eh, europei o nordamericani. Il 64% dei denari spesi dal congresso americano per co acquistare le armi da inviare a Kiev ritornano eh, nelle casse dell'industria dell bellica americana È un giro, no? un giro mefistofelico che viene fatto, che viene portato avanti grazie alla narrazione bellicista, cioè le tv che cercano di convincerci che la strategia giusta sta funzionando, i russi combattono quelle le pale e presto Zelensky marcerà sulla piazza rossa e sarà l'unico a, a aver sconfitto la Russia. Dopo che non c'è riuscito né Napoleone né Hitler, ci riuscirà Zelensky. Fake news. Senti, no, volevo capire un attimo se dal tuo punto di vista, anche questa è un po' anche la lettura che facciamo di solito noi, no? eh, che in qualche modo... Appunto, hai parlato di decolonizzazione, hai parlato di provocazioni e reazione a provocazioni e hai parlato anche di finanziarizzazione, no? hai citato una de delle nostre parole più citate in assoluto, che è BlackRock. Eh, mi chiedevo un attimo se dal tuo punto di vista, eh, diciamo, il conflitto allargato che c'è al di là, diciamo, de dell'interesse immediato dell'industria eh, militare, però appunto ad esempio BlackRock, diciamo dei suoi 9 mila miliardi sono una parte abbastanza infinitesima eh, riguarda l'industria bellica e, e, e tanto riguarda tutto il resto. No? Mi chiedevo un pochino se, da, se, se secondo te c'era anche proprio un conflitto abbastanza sistemico eh, tra appunto un sistema capitalistico completamente finanziarizzato dove appunto questi grandi monopoli finanziari sono quelli che dettano la linea e un mondo che tutte le sue criticità, contraddizioni, bla bla bla, però diciamo è tenuto insieme da un fattore strutturale che è quello del predominio della politica e dello Stato e quindi su, sull'economia, su, eh, sulla finanza, no? E quindi anche dell'economia reale sulla, sulla finanza, no? Mi chiedevo un po' se questo può essere una chiave di lettura anche secondo te de, de, del conflitto sistemico, Beh, la, la Cina, dato che prima tu hai citato la Cina, è senz'altro un paese capitalista, dove però eh, comanda un partito, eh, come dire, esattamente quello dicevi tu, eh, la supremazia il primato c'è la, poli la politica in un certo senso, anche se poi non certo, possiamo certo definire un paese comunista al 100%, tu pur. Non lo so se questa è la lettura, senz'altro, eh, senz'altro c'è questo... Eh, Senz'altro ci sono determinati paesi che vengono sempre eh, colpiti, vilipesi, eh, si parla delle violazioni dei diritti umani in Venezuela dove ci sono senz'altro una serie di problemi o a Cuba dove in questo momento ci sono delle tragedie enormi, ma si dimentica eh, tutto quel che buono, di buono hanno fatto questi paesi negli ultimi 60 anni, addirittura di più mi riferisco a Cuba o 30 anni durante l'epoca di Chavez. Eh, il Venezuela. E non è che le sanzioni e gli attacchi che hanno ricevuto questi paesi li hanno ricevuti in realtà per le violazioni dei diritti umani, che ci sono in tantissimi altri paesi, anzi, in, al in altri paesi latinoamericani, addirittura maggiori, li hanno appunto subite perché tentavano di eh, sì dare primato in questo senso. Hai ragione, primato alla politica rispetto all'apparato finanziario. Basti pensare alle nazionalizzazioni petrolifere. Gli americani insieme ai britannici fecero un colpo di stato a Teheran e rimossero un presidente eh, legittimamente eletto all'epoca dello Shah, si chiamava Mossadegh ed era un laico, neanche un uh, all'epoca c'era appunto lo Shah di Persia e lo riuscirono a rimuoverlo perché lui aveva osato nazionalizzare l'industria petrolifera eh, iraniana la famosa Anglo-Persian Oil Company che poi è diventata la British Petroleum e aveva nazionalizzato anche la raffineria petrolifera di Abadan che si trova diciamo, a, su un fiume al confine con, eh, con l'Iraq io lo sono andato a visitare, ci ho fatto un documentario per questo l'hanno rimosso eh, Jacopo Arbenz, presidente legittimamente eletto in Guatemala venne rimosso tramite un colpo di stato organizzato dalla CIA che utilizzò i paramilitari che entrarono dall'Honduras come vedete eh, le guerre ibride non se le sono inventate negli ultimi 2-3 anni perché osò nazionalizzare la parte di territori incolti che appartenevano alla United Free Company, l'attuale Cichita. Tra l'altro c'erano delle connessioni tra i fratelli, come si chiama? Allen se non sbaglio, il numero uno della Cichita, l'attuale Cichita, era fratello, se non erro, del numero uno della CIA. cioè queste robe clamorose. Cioè, ma chi studia la storia le sa, conosce appunto, pensiamo anche alla nazionalizzazione dell'industria del. Del rame, una delle ragioni per le quali viene fatto fuori Salvador Allende dal Cile. Dunque è evidente che anche oggi vi è tutta questa roba qui. I paesi che tentano di ribellarsi al predominio della finanza diventano chiaramente i cattivi da mettere dietro la lavagna, da eliminare, e ci sono tanti modi per tentare di indebolire le sanzioni, i colpi di Stato, i tentativi di colpi di Stato, pensate alla vicenda Guaidò. No, quel buffoncello che è finito proprio nell'oblio della storia. E... Golpista, tra l'altro. E... Oppure, quando ci sono paesi così importanti, anche organizzati, in un certo senso è più difficile fare un colpo di Stato a Mosca. Ci sono altre tecniche. Per questo hanno alimentato la guerra. L'hanno alimentata da quando hanno sostanzialmente fatto fallire gli accordi di Minsk. Ma io sono stato in non in Donbass, però a Belgorod a parlare con i i rifugiati del Donbass cioè, ti dicono delle cose che è il loro punto di vista, non è il Vangelo ma loro ti dicono eh, Putin si è svegliato tardi ti dicono questo, eh. è stato troppo moderato ci ha fatto, ha pass abbiamo passato anni a subire massacri, lui non si svegliava perché voleva fare eh, i campionati di calcio a in Russia che poi ha fatto 2018 se non sbaglio no? la finale Francia che, che era? La Francia Croazia allo Stadio Rusniki dove poi Putin va a parlare quando ci sono gli anniversari dell'annessione dell della Crimea, oppure aveva gli accordi con la Merkel per il Nord Stream 2. Dunque Putin si è mosso in maniera moderata per diversi anni, nonostante li stessero sabotando determinati accordi, perché non voleva rompere con l'Occidente. Poi a un certo punto ha preso quest'altra decisione perché vedeva che la situazione per lui e per gli interessi strategici della Russia è quasi esistenziale, perché questa è una guerra esistenziale, erano la situazione era troppo complicata io non giustifico, cerco sempre di dare l'altro punto di vista, per questo andai in Russia a fare i documentari l'altra parte dicendo con due anni d'anticipo guardate l'industria bellica russa da gonfie vele, qua, io visitavo le zone dove ci sono le principali fabbriche dell'industria pesanti negli Urali, dicevo qui stanno assumendo persone, cioè mentre la Repubblica scriveva non c'hanno le armi, non c'hanno le patatine fritte, non il... combattono con le pale, io vedevo che assumevano le persone le grandi fabbriche belliche russe, quindi perché assumevano le persone se non ci stava lavoro? E raccontavo questo, per questo mi hanno dato il filo putiniano e oggi leggete i giornali, gli altri ufficiali dell'esercito ucraino vicini a Zaluzhny dicono qua la situazione è compromessa, il problema non sono neanche più le armi e basta. Evidentemente, c'hanno bisogno di armi. E, diciamo lo spazio aereo viene controllato dai russi che neanche hanno bombardato ad oggi come avrebbero potuto, grazie a Dio. Ma il problema sono gli uomini, stanno finendo i, i ragazzi. Cioè, una cosa inaccettabile. Proprio si fa la guerra utilizzando gli ucraini come carne da cannone. E coloro che dicono: stiamo dalla parte degli ucraini, slavo ucraini, viva l'Ucraina! Postano le bandiere su Facebook. In realtà sono i nemici dell'Ucraina, perché sono coloro che hanno avallato la strategia di, eh, come dire, di bloccare i negoziati. Più di una volta c'era l'opportunità di arrivare al negoziato. I negoziati sono stati boicottati essenzialmente dagli americani e dai britannici, perché poi è il paese che maggiormente si arricchisce che il paese che ha sempre, essendo un paese europeo comunque, che ha sempre temuto questo avvicinarsi, questa possibilità di avvicinamento tra Germania e Russia, un disastro della Gran Bretagna, ancora di più degli Stati Uniti d'America. No, mi chiedevo no, se, visto che anche oggi c'era una bella intervista a Luciano Canfora sul Corriere, se non mi ricordo do male, eh, dove appunto eh, in qualche modo sottolineava appunto un po' la contraddittorietà no, del mito che abbiamo no, della democrazia ateniese. Lui diceva la, comunque una dittatura di una minoranza, poi all'interno quella minoranza aveva meccanismi diciamo, di gestione del potere democratici, ma appunto tra una stretta minoranza, siccome appunto il tema della democrazia e della libertà, diciamo un po' la bandiera ideologica con cui si cerca un po' di giustificare la politica estera, eh, mi chiedo se eh, uh, a tuo avviso, diciamo, i nostri paesi, l'Occidente collettivo, no? Sto termine un po' vago, però insomma, per capirci, eh, sia ancora definibile democratico o quanto, diciamo, in qualche modo la distorsione del linguaggio si è arrivata appunto al punto che è, diventa democratico qualsiasi paese che in, in qualche modo è, è dominato dalle oligarchie e diventa automaticamente autoritario qualsiasi paese che ha un potere statale, diciamo che può essere autoritario o meno, ma è secondario, ma che ha il potere di mettere un po' a bada no? gli appetiti delle, delle stesse oligarchie. Allora, innanzitutto... È sempre importante Partire dalla storia. Io non, non, mi, non mi riferisco alla democrazia teniese sulla quale non sono sufficientemente informato. Ma per esempio, mh, si giudica, eh, si, si reputa la Russia non una democrazia diciamo, nord europea, ma una autocrazia, Questa roba qua, senz'altro, non è una democrazia compiuta. Poi per me, non è neanche l'Italia, una democrazia compiuta. Un posto, luoghi dove ormai. Oltre il 50% della popolazione non vota più, eh, che si potrebbero più definire democrazia, perché sono le minoranze organizzate, le oligarchie spesso, che determinano determinate decisioni. Comunque, senz'altro in Russia, quando ci sono andato, ho parlato con delle persone che mi dicevano determinate cose per il mio documentario. Mi dicevano, però, non voglio apparire perché ho paura dell'apparato. Questo me l'hanno detto. È difficile trovare in Italia cittadini comuni, eh. Che per strada non ti, ti, ti risponda. Non lo so, eh, non voglio dire questa roba sulla meloni, perché ho paura. Esiste pure perché qualcuno magari lavora nel pubblico in certi settori. Alcuni militari mi scrivono su Instagram. Alcuni militari a che vergogna devo oggi fare, non lo so, stare qui davanti all'ambasciata israeliana con tutto quello che fanno. Me lo scrivono alcuni, però. Non è che c'è il timore, la, la censura avviene in un altro modo più subdola. Fatto sta che la Russia non è una democrazia compiuta. Però io ricordo la storia: fino a pochi anni fa c'era l'Unione un Sovietica, era un altro sistema: l'Iran. È una democrazia l'Iran? No, esiste la Guida Suprema, è una repubblica islamica. Però non è che eh, per me non è giusto giudicare tutti i paesi con i nostri parametri. Dall'altro non è neanche l'Arabia Saudita, però è un alleato. Pensate all'ipocrisia dei dittatori. Erdogan è un dittatore? Ni comunque, certo, non è eh, Mandela. Pure lì in Mandela fino a, ad aver vinto, adesso è uscito dal carcere, viene considerato qualcuno addirittura un terrorista in, in Sudafrica. Però ecco Erdogan va bene perché la Turchia fa parte della NATO, va bene il massacro magari degli armeni, va bene perché gli abbiamo dato un sacco di quattrini, credo fosse il 2016, oltre 6 miliardi per gestire i flussi migratori, i profughi eh, siriani. Non facciamoli arrivare in Europa, teniamoli lì e diamo dei, dei denari a Erdogan. Tant'è che chi visita Istanbul, le nota queste cose. Bambini disperati che nei sottopassi, che stanno lì, aspettano un pezzo di pane. Tanti bambini siriani. Dopo il terremoto, ancora di più, ci sono stato anche durante il terremoto. Subito dopo il terremoto, e ho visitato anche il nord della Siria, quella zona terremotata. Vedendo delle, delle immagini che poi vediamo uguali, peggiori soltanto a Gaza. Al -Sisi. Al Sisi è un dittatore. Al Sisi ha fatto un colpo di Stato in Egitto, eh? eliminando dissidenti politici, gente che era stata poi tra l'altro democraticamente eletta, perché la fratellanza musulmana con tutti i difetti che, che aveva, comunque ha vinto le elezioni. Poi, siccome erano troppo antioccidentali, troppo filo palestinesi, anche questo è un tema, è stato avallato quel colpo di Stato. Quindi ci sono i dittatori buoni e quelli cattivi. Questa è l'ipocrisia. E soprattutto io sostengo, l'ho scritto anche nel libro, che ehm, il silenzio complice, anzi la copertura politica, militare, e mediatica che il blocco occidentale ha dato ai massacri, eh, io li definisco fanatici, messianici, terroristici israeliani a danno della popolazione palestinese, questo proprio è gioco partito incontro. Cioè la credibilità del blocco occidentale non esiste più. Prima potevano un po' nascondersi da una parte il bene, dalla parte il male. Eh, democrazie contro terrorismo, democrazie contro autocrazia, queste robe qui che eh, storytelling non è realtà. Oggi di fronte a quello che stanno facendo degli israeliani, teoricamente una democrazia, no? dicono l'unica democrazia in Medio Oriente. Ma se, Il fatto che eh, sia una democrazia commettere un tentativo di pulizia etnica, come l'hai chiamato tu, ma questo aggrava la posizione eh, che dice ah, siccome la democrazia non lo può fare, che ragionamento è l'esatto è contrario? Ecco tutto questo dimostra purtroppo, definitivamente, poi noi ragazzi lo diciamo da tanti anni, l'abbiamo capito il giochetto ipocrita da tanti anni, però mostra ormai l'ipocrisia dell'Occidente. Quello che dice il presidente colombiano: disse alcuni mesi fa una dichiarazione, cioè gli occidentali non possono più parlare di democrazia dopo lo scimpio a Gaza. C'ha ragione Gustavo, c'ha ragione. O Lula ha detto una roba del genere. Come si può accettare, come può il blocco occidentale, i paesi democratici accettare questo che è un genocidio? Parlano, poi è evidente che nessuno stia facendo nulla di concreto, neanche i paesi arabi. Eh? Neanche i paesi arabi stanno. Possibile non hanno fatto un embargo reale petrolifero ai paesi che sostengono Israele? Hanno fatto niente. Neanche i paesi arabi. Figuriamoci il blocco occidentale che chiacchiera, chiacchiera. Oggi iniziano a chiacchierare perché inizia a chiacchierare Biden? Pure Trump ha detto. Ho letto forse, non so se devo verificare se sia vera la dichiarazione, però ha preso leggermente, ha iniziato a prendere leggermente qualche distanza dalla carneficina di Gaza. Leggermente, dopo che hanno ammazzato tra l'altro degli stranieri, che fino a che i 30.000 morti erano tutti palestinesi, arabi, con la pelle diversa dalla nostra, andava bene. Invece adesso che hanno ammazzato sette disgraziati, che vergogna! Lì l'hanno fatto apposta. Chiaramente l'attacco per lanciare un messaggio: non venite neppure ad aiutare i palestinesi perché morite, questo è il messaggio. Per ecco, dopo qualcuno, siccome sono indignate le pubbliche opinioni, qualcuno parla, ma perché parlano oggi? Perché anche parlano rispetto a qualcuno, anche a qualche dichiarazione diversa rispetto all'Ucraina? Oppure perché qualcuno in maniera ancora più cinica sostiene, dice, dichiara, guardate che siamo pronti a inviare militari nato in Ucraina, tipo Macron, intanto buttano il sasso. Per me, pensate, questa è la mia lettura, per illudere gli ucraini, per farli arrivare o oh, resistete, almeno tanto morite voi, resistete fino alle elezioni europee, resistete fino alle presiden presidenziali americane. Non, il fronte non deve crollare nei prossimi mesi, perché che figura ci facciamo ad arrivare alle presidenziali con l'Ucraina crollata o con, non lo so, i, i russi che avanzano ancora di più? o con una resa, che figura ci facciamo? Come possiamo difendere quelle posizioni al Parlamento europeo, quel Parlamento europeo che ha votato da poco una risoluzione? Prima firma credo la PCR no? del Partito Democratico, vicepresidente del Parlamento europeo, eh, che ha scritto, dove c'è scritto che l'obiettivo è riconquistare tutti i territori eh, Crimea Inclusa. Che figura ci facciamo? Ecco, questo è il cinismo, di fronte a questo cinismo, a chi studia la storia, i colpi di Stato, guardate che dalla fine della seconda guerra mondiale in poi i principali assassini a livello globale sono stati i paesi democratici, non sono state mica le dittature, poi certo ci sono state dittature assassine, però se facciamo un conteggio ahimè numerico che ha fatto le stragi peggiori, i paesi teoricamente democratici, Stati Uniti soprattutto, ma anche Gran Bretagna, Francia, quello che hanno fatto i francesi, penso alla guerra d'Algeria, i paramilitari francesi. Questo è quanto, questa è la storia, il resto è la propaganda televisiva alla quale francamente credono sempre meno persone. No, mi chiedevo, però, no, da questo punto di vista, quali siano gli, i margini no, all'interno del quadro istituzionale, appunto, te sei stato tra i principali leader di una forza che ha raggiunto diciamo, un consenso popolare elettorale gigantesco, no? e quali sono, però, all'interno delle compatibilità istituzionali che abbiamo oggi, no? Euro, Unione Europea, NATO, alleanze, sotto alleanze, accordi di libero scambio, quanto diciamo si riesce anche con una forza genuinamente democratica e popolare in qualche modo a, a spostare l'asse, diciamo, gli equilibri. All'interno appunto delle compatibilità istituzionali e di come funzionano oggi le istituzioni? E se non ci si riesce, quale altra strada è possibile percorrere? Allora, io la strada che sto adesso anche per scelte mie professionali, umane, eccetera, di, di studio, di voglia di aver tempo per approfondire, ho scelto per adesso, per la mia vita, un'altra strada, che è quella appunto dell'approfondimento, diciamo della divulgazione delle battaglie politiche che chiamano in questo modo al di fuori delle istituzioni. Che per me sono credibili, mi permettono di vivere bene, di campare, di mandare avanti una famiglia, di sentirmi fiero di quello che faccio, di non dover dire grazie a nessuno mm? e, e anche di studiare a approfondire, questa è la realtà. Però io non sono di quelli eh, che. Io non, non sostengo che vi siano, anche se infinitamente ridotti rispetto magari addirittura alla Prima Repubblica, degli spazi di manovra anche all'interno delle istituzioni. Vi faccio due esempi. Con il Movimento 5 Stelle all'opposizione durante quei cinque anni, strategia bellicista oppure come dire? Non c'è la controparte. Io sono convinto che se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, parlo di quello all'opposizione che ho fatto solo quella legislatura. Quando vi furono i bombardamenti in Siria, eccetera, di alcuni paesi del blocco occidentale, chi lo sa, magari senza il Movimento 5 Stelle eh, l'Italia si sarebbe accodata. D'altro canto, si è accodata in Afghanistan, si è accodata in Iraq, si è accodata in Libia andando contro i propri interessi strategici. Un altro esempio, con il Movimento 5 Stelle al governo, io lì onestamente dissi la mia, eh? facevo ancora parte diciamo, tra i dirigenti, anche se poi non abbiamo mai avuto una struttura partitica, quantomeno non c'era allora. Eh, eh, L'Italia fu l'unico paese europeo, se non sbaglio, che non riconobbe Guaidò presidente autoproclamato del Venezuela. Eh, nessuno poi, quasi si ha paura a rivendicare quella scelta giusta, perché Guaidò è finito, era un, come dire un. Una creazione de dell'apparato americano che addirittura per me ha illuso gli americani. C'era Trump facendogli credere che avesse chissà quale sostegno popolare. E io lo dicevo, guardate, a questo non se lo fida nessuno. Eh. Anche coloro che detestano il sistema politico venezuelano, detestano Maduro. Maduro non è certo amato quanto Chavez, anzi ha commesso una valanga di errori e c'è gente che lo detesta. Anche coloro che lo detestano e che sono eh, innamorati di, di Guaidó. È come dire. Eh, non so, Renzi è una, uno che fa opposizione tra virgolette alla Melonia. Tanti sono antimeloniani in questo paese, ma quanti sono Renziani? Questo era il senso. Quindi, secondo me, Guaidò ha pure illuso eh, l'amministrazione Trump. Comunque, vi facevo degli esempi di alcune azioni che sono state fatte corrette corrette in, in quegli anni, non semplici da fare, da portare avanti, un mucchio di pressioni arrivano. Io nel monologo su Assange, questa sera starò a Taneto di Gattatico, a, ho scritto un monologo su Assange, sulla narrazione bellicista, su delle robe passate, io ehm, tiro fuori dei documenti che ha pubblicato Wikileaks sulle eh, pressioni americane eh, verso le istituzioni italiane per eh, spingerci in guerra, mi riferisco alla guerra in Iraq 2003. E... E poi parlo anche di Mattei, e ricordo la storia di Mattei e dell'Eni, e ricordo le pressioni che un altro ambasciatore americano, che si chiama Alexander Kirk, eh, dopo la vittoria statunitense durante la seconda guerra mondiale, ha esercitato eh, chiaramente su un mandato del Dipartimento di Stato americano e delle compagnie petro petrolifere per convincere le istituzioni italiane a, li a liquidare l'AGIP. E, e poi si sì, è opposto Mattei, eh, addirittura arrivò a creare l'Eni: nel senso, queste robe ci sono sempre state, ci sono tuttora. Wikileaks pubblicava i documenti eh, realizzati dalla CIA con i, dove vi era scritta nero su bianco la strategia che suggeriva la CIA al sistema mediatico e politico francese e tedesco per far digerire alla pubblica opinione la guerra in Afghanistan, una guerra comunque molto più lontana eh, sotto tanti punti di vista rispetto alla guerra in Ucraina. Pensate che oggi delle stesse strategie mediatiche non siano state sviluppate? Per convincerci appunto uh, della bontà della strategia occidentale in Ucraina. Questa roba è, lo sappiamo, e ripeto, chi studia la storia, chi si informa, vede un po' alternative, non soltanto tramite il TG1, certe robe le conosce. Quindi per concludere appunto, che poi vago e eh, eh, volo troppo da, da un argomento all'altro, è evidente che questa divisione del mondo tra bene e male, tra democrazia e autocrazia, sia ipocrita. Non perché non esistano dittature, per l'amor di Dio, e sanguinari, ma perché anche i dittatori sanguinari, se sono amici dell'Occidente, vanno bene, mentre invece i dittatori, anche meno sanguinari di quelli sanguinari, se... Eh, portano avanti altre idee e diventano ancora più sanguinari e sanguinari, questo è il paradosso totale. Questo è quanto. No, mi chiedevo e poi do la parola a Alessandro: un'ultima cosa: se, diciamo, rispetto appunto a quell'esperienza, anche sottolineare alcuni risultati, insomma, anche simbolicamente eh, forti, ottenuti, no? sia dall'opposizione che dal governo del movimento 5 stelle per appunto mh, magari non essere riusciti a dare una continuità no? A, no insomma a fare il passo oltre in qualche modo rispetto appunto hai sottolineato no non, non è non siamo mai stati un partito quindi diciamo già definirmi dirigente insomma è già complicato insomma non c'era questa mi chiedo se dal punto di vista sia della struttura culturale teorica eh, ora ideologica non si può più dire quindi non lo diciamo nemmeno noi però in realtà sarebbe una parola più che degna eh, sia dal punto di vista proprio organizzativo strutturale diciamo eh, rispetto a quell'esperienza lì insomma è maturato un po l'idea che ci vorrebbe qualcosa di un po più solido no? strutturato eh... Allora, io sono figlio eh, dal punto di vista ideologico e anche etico di Gianroberto Casaleggio. È lui che mi ha forgiato, mi ha plasmato, mi ha dato le più grandi opportunità della mia vita, mi ha, mi ha insegnato tante cose. Ma Gianroberto era un fautore della struttura e dell'organizzazione, con eh, anche una visione anarchica, positivamente parlando, della della politica, nel senso non è che non essere una struttura partitica modello ottocentesco o novecentesco eh, fosse sinonimo di disorganizzazione. Hm? Ma oggi come oggi c'è l'opportunità attraverso la rete, attraverso un mucchio di sistemi diversi di creare delle nuove organizzazioni che soprattutto possano consentire di tentare di intervenire sul principale cancro delle nostre democrazie, che non sono eh, i partiti disorganizzati, anzi, ci sono dei partiti che sono macchine da guerra, tutt'oggi, ma è il eh, sentimento, la consapevolezza purtroppo reale da parte dei cittadini dell'inutilità della partecipazione politica e del voto. Questo è il punto. Quando ci prendevano per il culo dicendo ah, chiedete alla rete agli iscritti, e poi era anche questa una narrazione di sistema. Ma che voi pensate, quando io ho fatto il parlamentare della Repubblica prima di votare un, un emendamento, faceva telefonata a casa come a chi vuole essere miliardario, ma è ridicolo. Avevamo delle linee programmatiche, un programma che avevamo costruito non soltanto noi portavoce dei cittadini in Parlamento, ma tutti gli iscritti, e andavamo avanti su quella linea, e la linea era chiara. Eh... L'essenziale è avere delle linee chiare e costruirle democraticamente. Io ricordo nel libro ehm, quando Berlinguer, nel, in una festa dell'unità, credo a Tirrenia, eh, parlò di Israele e Palestina, e, e le feste dell'unità, che erano comunque dei momenti anarchici, tra virgolette, no? chi arrostiva la salamella, chi ballava musica popolare, chi partecipava a un dibattito politico, ma erano congressi. Congressi attraverso i quali si costruiva la linea del partito. Oggi qual è la differenza? La linea del partito l'organizzano quattro dirigenti, magari chiamando BlackRock o chiamando qualche altro eh, pezzo grosso della finanza o delle banche in Italia, e decidono che cosa fare. Eh, L'epoca era diverso. E ripeto, io poi non sono mai stato comunista, pur rispettando i comunisti veri, come ve lo dicevo prima quando eravamo offline. E questo è quanto. Quindi mh, io quando... Dico, siamo contro, dicevo, combattiamo la partitocrazia, cioè combattiamo esattamente quella, eh, quel sistema, sempre per ricordare Berlinguer, l'intervista che rilasciò a Scalfari sulla questione morale, che ormai ha occupato tutto, cioè i partiti, disse Berlinguer, era l'81, credo, l'intervista, hanno occupato tutto, hanno occupato le banche, hanno occupato le istituzioni, hanno occupato la televisione, hanno occupato eh, le università, c'è cioè questa roba qui. E quanto sono organizzati? Organizzatissimi. Il tema è eh, riuscire a eh, coniugare l'organizzazione, la strutturazione che è fondamentale, ad una partecipazione davvero democratica. L'uno vale uno che è stato sempre prima sbeffeggiato, poi rinnegato, ma per me ha senso, cioè il concetto è tutti hanno lo stesso identico diritto a partecipare e ad esprimere un voto per la costruzione di un programma, poi non è che tutti debbano fare per forza tutti la stessa cosa, no? questo è sciocco, guardate una squadra di calcio e sono 11, figuriamoci milioni di persone che partecipano attivamente a un movimento politico di massa, perché il Movimento 5 Stelle all'epoca fu un movimento politico di massa, eh? milioni e milioni di voti, ma il senso appunto è riuscire a organizzare una struttura che consenta al cittadino di sentirsi partecipe, altrimenti non partecipa, ma se non partecipa poi alla fine neanche vota più. Quindi alla fine che cos'è la democrazia? Sono quattro persone che decidono. A questo punto le... come dire, certi... Se si, arriva... se si dovesse arrivare a un sistema dove, non lo so, voteranno il 20% del di diritto, a questo punto è più, come dire, meno ipocrita la monarchia l'ultimissima sempre su questo poi lascio la parola a Alessandro Polito. perché appunto nel senso, te, 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 ti sei messo a fare un lavoro che ah, diciamo un po', un po simile tra, 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 tra virgolette insomma quello che cerchiamo di fare anche noi che in qualche modo appunto la nostra idea è stata quella sostanzialmente noi siamo un po' novecenteschi. a noi ci piacerebbe un partito però non ci sono le condizioni in qualche, le precondizioni no? per un partito in qualche modo. Quindi diciamo abbiamo cercato, stiamo cercando no, con i nostri piccolissimi mezzi di, far, di creare un luogo dove anche robe che oggi si dividano in gruppuscole, insomma, no, superidentitari, settari, eccetera, trovassero un po', ricostruissero un vocabolario comune in qualche modo che potesse tenere dentro sensibilità diverse appunto e riattivasse, in qualche modo un processo di partecipazione e di elaborazione anche no? Partecipazione nel senso anche proprio di elaborazione. Mi chiedo un attimo: no, cioè, te dal punto di vista di quello che stai facendo, te, che tipo di sbocco nel tempo, pensi, possa avere? Cioè co cosa ti piacerebbe fare da grande continuando a fare quello che stai facendo ora? Allora, io, eh, io sono, sono già grande e, e sono molto realizzato in questa fase della mia vita. Credetemi, ragazzi, dopo aver detto dei no che mi sono costato, costati tanto, credetemi, non vi dico balle, certi nomi mi sono costati tanto e fino a che, eh, non, adesso che è arrivato da qualche anno eh, la possibilità di raccogliere certi frutti che ho seminato, che ho seminato io e le persone che mi hanno aiutato a prendere decisioni giuste, Adesso io vedo bene il percorso, perché ci sono stati dei momenti in cui dicevo ma che cazzo hai fatto, quel no hai sbagliato, basta con intransigenza, ma perché non sei un po' più malleabile, ma perché? Perché comunque mi sarebbe piaciuto eh, prendere determinati treni, mi sarebbe piaciuto fare il ministro, mi sarebbe piaciuto partecipare a quell'attività governativa del Movimento. Eh, però, se ho detto di no, perché ce l'avevo quei no dentro cioè erano, facevano parte proprio della, della mia essenza, e oggi vedo che quei no, mi hanno consentito di costruire faticosamente una credibilità sulla base anche di eh, alcune cose che dico. Onestamente, e anche del modo con le quale le, le dico con il quale dico queste cose, perché vado netto, e quindi oggi io non cambierei la mia vita per niente al mondo perché penso di. Nel, nel mio piccolo non lo dico con modestia, perché so che è un piccolo spazio, però un piccolo spazio importante di avere un'importanza come voce, eh, diciamo, diversa all'interno di questa democrazia. Che io sto utilizzando da un po' di tempo il termine democrazie deviate ricordate quando si parlava di servizi segreti deviati dietro la strategia della tensione io utilizzo questo per rispondere anche per riprendere la domanda che mi hai fatto prima ci sono democrazie deviate contro autocrazie sono molto più simili a quello che pensiamo e, allo stesso tempo abbiamo creato un'associazione culturale che si chiama schierarsi che fa il lavoro che fate voi dal punto di vista dell'approfondimento culturale importantissimo eh, in più facciamo delle attività di attivismo civico, ora stiamo raccogliendo le firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina, dato che per noi è qualcosa di importante e, e vedremo se questa organizzazione dovesse crescere eh, senza l'idea ecco ci sono le elezioni domani dunque dobbiamo sbrigarci per raccogliere le firme e presentarci, perché per me questa roba non funziona e non giudico chi invece sta cercando di farla, assolutamente per me non funziona però se nei prossimi due anni dovesse crescere, dovesse strutturarsi nel modo giusto, faremo le valutazioni. Io sono convinto che se un domani dovessi dire, guardate, abbiamo intenzione di presentarci a questa elezione perché abbiamo voglia di fare questa roba, comunque magari non ci voteranno, eh, non lo so, però le persone sicuramente sarebbero, come dire, coscienti del fatto che tale decisione... ve eh... lo voglio spiegare bene. Io sono convinto di aver eh, dato in questi anni un'immagine, a volte anche sono stato attaccato per questo, di persona eccessivamente staccata dalla poltrona. Non attaccata, staccata. Addirittura me ne, me hanno, fatto, me ne hanno fatto una colpa. Eh, C'avevi il movimento al 30% e te ne sei andato, non ti sei assunto determinate responsabilità. Tutte scemenze per me, queste, perché quando io non mi sono ricandidato, l'idea mia era eh, tornare a ricandidarmi. Io non dicevo basta, dicevo magari tra cinque anni. Però in quel momento avevo proprio desiderio di lasciare quel palazzo e tornare nella vita reale. Però non escludevo il ritorno. Per citare chi è. chi è il Califfo che è la, la notizia, la, la, che è della canzone Non esclude il ritorno, di Franco Califano. Sì, credo. E eh, credo addirittura che si sia fatto scrivere Il Califfo sulla tomba Non esclude il ritorno. Credo, che veramente. Se, se è così è una genialità. Quindi non escludevo il ritorno. Però eh, neanche. Presi quella decisione con l'idea, vi ricordate? Scrissero la strategia, adesso lui, lui, 5 anni di maglio, poi arriva lui? Non fu strategia, anzi, Luigi si arrabbiò moltissimo quando io dissi al movimento: Io non mi ricandido, però avevo proprio bisogno di uscire da quel palazzo che a me un pochino mi toglieva ossigeno. Allo stesso tempo, vi dico appunto che se dovessi dire: Guardate, domani abbiamo intenzione di ricandidarmi, le persone penserebbero: Ok, non lo fa per. Perché ha attaccato la poltrona lui, perché proprio di lui non si può pensare. Lo vuole fare perché ha questo interesse civico. Poi magari non voteranno e decideranno. No, non, non mi piacciono le, le, le loro idee. Però eh, sono convinto che questo, le scelte che ho preso hanno costruito una possibilità, una credibilità, che poi veramente se ci pensiamo bene, è la cosa più importante di tutte. Sia se si fa informazione che si fa attivismo politico che se si fa politica. La credibilità è quella che manca. Io, per me è l'oro, è anche come dire, il mio core business in un certo senso, che non significa che quel che dico io sia Vangelo. Eh? Tante persone ho cambiato pure opinione, ho detto delle cose e poi mi sono reso conto che non, non erano corrette. Però, io, le persone che mi fermano per strada mi dicono: eh, non la penso magari come te, però si vede quello che tu dici e quello che pensi. Ma guardate, questo è un, è un bel attestato di stima. Perché io, i politici con i quali vado, magari alle volte mi confronto, alcuni si dicono determinate cose perché le pensano. Altri, credetemi, ti dicono delle cose al di fuori del, del live: che sono. Guarda, su questo c'hai ragione, però io questo non lo posso dire. Questo è il concetto. Credetemi, è così. Ale vai. Tipo... Vi posso raccontare sì, una cosa, un aneddoto divertente, vai, vai, vai. vai. Per farvi certo. capire, no? io anni fa ero parlamentare. La racconto ogni tanto ne come questa cose, ero parlamentare e fece un intervento in aula e dissi: eh, punitici, sanzionati, cioè, ma prima cacciate i ladri di Forza Italia perché Berlusconi è stato condannato per frode fiscale, Apri di cielo, bordello, casino. E quindi parte, partono due o tre deputati del, di Forza Italia, cercavano no, per raggiungere, per darmi un ceffone. Con i miei colleghi mi fanno da cordone di sicurezza e poi a un certo punto però un parlamentare forse riesce a infilarsi il cordone e si avvicina a me. Credo eh, che il suo nome fosse eh, Deputato Chiarelli, però mi posso sbagliare. Si avvicina verso di eh, me e con lo sguardo, come di adesso mi era uno spintone, no? io penso: adesso se mi dà un cazzotto, io mi butto giù, simulo, così poi passa passo a lui dalla parte del torto, guadagniamo il 3%. E alzo subito le mani, tipo Gandiano, io ero più so, sono alto, sono grosso, ero molto più grosso di lui, alzo le mani così. E lui mi guarda, non sa che fare, le alza pure lui, in questo modo. Io gli avevo dato dei ladri e mi dice questa frase, per farvi capire com'è anche, in un certo senso, l'omertà in certi ambienti, eh, l'omertà politica, no? Mafiosa, in certi ambienti politici. Mi dice in maniera tanto molto simpatica, di Battista non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. Mi disse questa frase, come dire, cioè, ci stanno le persone anche oneste. E io gli risposi, Ditemi chi sono i ladri e chi no e facciamo prima. Cioè tante volte in Parlamento pensate, soprattutto esponenti del centrodestra mi dicevano "Guarda che hai ragione, perché io poi le battaglie sull'Afghanistan l'ho sempre fatta, hai ragione su questa roba, siamo schiavi degli americani, però che dobbiamo fare?" E però mi dicevano "Non c'è niente da fare, anzi ricordati che non potrai diventare ministro se prima non fai un viaggio a Washington", mi dicevano. Quindi mi raccomando, vai io, ma che c'entra Washington con massimo rispetto, io eh, mi presento alle elezioni della Repubblica Italiana. Che c'entrano gli americani? Lo, lo so, noi face facevo l'ingenuo, eh? non è che fossi ingenuo, però, ecco, questa distanza tra quello che si dice e quello che si pensa è una roba che, che poi la gente percepisce. Dunque, io mi invito sempre ad essere credibili, netti, poi uno può dire: mi sono sbagliato. Io ho fatto delle previsioni, sono state sbagliate un sacco di volte, eh? e quindi ho detto, mi sono sbagliato sulla base di questo, però non ho mai sbagliato a, in mala fede. Ho detto una cosa perché era conveniente dire quella cosa rispetto ad un'altra, poi magari ho detto una cosa che si è rivelata sbagliata, però ho sempre detto quello che era giusto per me dire, non quello che mi conveniva. E senti Ale, per concludere io ti volevo, ti volevo chiedere questo. E cioè, te prima hai menzionato una delle parole che forse dovrebbe essere una delle parole guida no, in questa fase, che è quella dell'interesse nazionale. No? Anche perché spesso il dibattito pubblico, a mio avviso almeno, è un po' drogato da uh, discorsi o moralistici o estremamente astratti, come se guardassero le cose dall'esterno. Invece, anche dal punto di vista comunicativo, credo che non lasciare questa parola, che è una parola fondamentale, è la parola anche della nostra Costituzione, eccetera, eccetera, alla destra, sia un passaggio culturale eh, decisivo, importantissimo. Um, e quindi, ecco, ti volevo chiedere, secondo te, dato che il nuovo ordine multipolare è una realtà che, eh, volente o nolente, si sta già formando? Quale sarebbe in questa fase eh, l'interesse nazionale italiano in alternativa a quello che sta venendo fatto e credi che possa essere perseguito eh, in questo momento e in futuro all'interno della Nato e all'interno dell'Unione Europea? Non è una domanda diciamo, retorica, cioè è, una domanda, è una domanda vera e volevo sapere, un po la tua, volevo sapere un po' la tua opinione su questa questione poi, diciamo, <coughs> culturalmente fondamentale. Allora, è eh, molto complicato perché eh, fondamentalmente l'Italia fa parte della Nato perché ha perso la Seconda Guerra Mondiale, quindi uscire da una sfera di influenza non è facile, eh, quindi è complicato e bisogna anche dire le cose onestamente. Se esistono delle basi militari americane, ci sono i militari americani in Italia eh, perché gli americani hanno vinto la guerra e noi l'abbiamo persa. Prima della fine della seconda guerra mondiale non c'erano eh, militari stranieri in Italia. Ci sono stati, eh, diciamo, in, in anni precedenti o secoli precedenti, appunto perché di erano delle invasioni straniere in Italia. Questo è il concetto, quindi è molto complicato. Questo per dire che, eh, se no, dire uh, fuori dalla Nato, eccetera, diventa pure uno slogan che non è semplice, c'è da costruire prima tanto altro. Allo stesso tempo vi dico che per me si può, dipende un po' dalla postura, esiste anche la possibilità di stare all'interno di determinate realtà che hai subito, perché le hai subite fondamentalmente anche in modo diverso, ci sono dei paesi che stanno in maniera diversa, cioè, io difficilmente ho visto governi italiani più sudditi degli americani, del governo Draghi e del governo Meloni onestamente. È sintomatico, sai di Draghi te l'aspetti, amico de de della dirigenza di BlackRock, eh, uomo del capitalismo finanziario, uno che ha lavorato per Goldman Sachs, te l'aspetti, cioè, Meloni che ti diceva certe robe anche sulla sanzioni alla Russia, te l'aspetti la un pochino, cioè, io me lo aspettavo comunque perché su questo se l'ho sempre definito una conformista, però comunque certa gente se lo aspettava di meno. Quindi la tua domanda è sì è complicato cioè, tutto, secondo me la prima cosa è da costruire è la consapevolezza rispetto a determinate tematiche perché poi alla fine non si fa niente senza la collettività senza la pubblica opinione che comprende determinate cose perché altrimenti si fanno le manifestazioni in venti dicendo delle cose ci diciamo le cose tra di noi eccetera eccetera dunque il modo migliore per convincere le persone eh, su determinate storture lavorare costantemente, utilizzare le giuste strategie politico-mediatiche per fare una giusta, un'opera giusta di proselitismo, che non è un insulto, come non è un insulto né ideologico né interesse nazionale, ancora di, di meno. Per citare l'inizio della tua domanda. Vi è stato un momento in cui, se ci pensate, non esisteva eh, l'Unione Europea come esiste oggi, e anche lì. Eh, avete ragione ad avere delle, a portare avanti delle critiche magari anche di più, più pungenti rispetto a quelle che, che porto avanti io rispetto all'Unione Europea, che poi tra l'altro sta crollando proprio sulla base delle proprie contraddizioni. E, mh, vi dicevo, ci vuole del tempo, ci vuole del tempo e... Ah, stavo dicendo questo, nonostante fossimo, lo, lo dico anche nel monologo più vicini alla seconda guerra mondiale, dunque tapputi sta temporale a quel momento che ci ha fatto perdere la sovranità. È vero che non esisteva questa Unione Europea che poi è estremamente legata agli interessi statunitensi, lo sappiamo, però eh, la NATO esisteva, eh, c'era la guerra fredda. Eppure vi erano dei politici capaci di lavorare per l'interesse nazionale Modo migliore e maggiore di questi di oggi. Nonostante ci fossero i soldati e eh, i militari americani sul nostro suolo, eh, i servizi segreti americani, la strategia della tensione, dell a me nulla mi, mi toglie dalla testa che alcune operazioni siano state fatte, le, le sapete, no? la storia di Gladio, tante altre robe che si studiano, siano state fatte anche da, da servizi segreti stranieri. Io penso questo, ecco, era quel mondo eppure c'erano dei politici che dicevano: Ecco, no, l'ENI si crea e l'Agipto non si scioglie. Mi dispiace, ma a questa guerra non ci partecipiamo. Mi dispiace, ma io vado a fare affari in Unione Sovietica. pure se c'è, non so, il mondo diviso in blocchi, la guerra fredda. Gianni Agnelli andò, Gianni Agnelli, cioè il capitalista per eccellenza italiano andò a firmare accordi su accordi con la nomenclatura sovietica per creare le fabbriche Fiat, anzi per vendere eh, la conoscenza e il know-how Fiat a, ai sovietici che hanno poi creato le fabbriche di Tagliatti grad, una regione del Volga se non sbaglio, una città appunto che prende il nome da, da, da Togliatti e dove ci, ci hanno prodotto macchine eh, sovietiche, la Giguli o tante altre che erano identiche a... a a, alle macchine Fiat ci hanno dato gli atti eh, ci hanno scusate Gianni Agnelli l'avvocato Enrico Mattei fece accordi su accordi con i sovietici andava a parlare con gli iraniani con gli algerini mentre un paese nostro alleato che faceva parte dell'alleanza atlantica e la Francia combatteva contro l'indipendentismo algerino tant'è che ci chi sostiene che siano stati proprio i paramilitari francesi a, a organizzare l'attentato che ha costato che ha, che ha ucciso Enrico Mattei quindi come dire, io non sono dell'idea di o esci oppure non puoi fare nient'altro rispetto alla Nato, per esempio. Puoi anche, diciamo, avere determinate posture. E comunque va fatto un lavoro importante, che è come la, la, la goccia che buca la roccia ci vuole del tempo, per convincere le, le pubbliche opinioni, le masse, come dire, diresti tu, a, a, a prendere posizione... E a comprendere la realtà nella quale stiamo vivendo e, e quello che stanno diventando perché poi vedete fino a che c'era un determinato benessere certi diritti economici e sociali era più complicato no? ribellarsi in un determinato sistema oggi l'astensionismo è una forma di ribellione criticatela quanto volete ma è una forma di ribellione eccomi un tempo era, come dire vi erano... esisteva l'ideologia i comunisti eh, la mia famiglia è di Circa Castellana, una cittadina vicino a Viterbo, dove si producono ceramiche, dove erano tutti comunisti. Tutti. Eppure, eh, eh, quel sistema, eh, che era un sistema eh, capitalistico, eh, stavamo all'interno appunto del blocco occidentale: consentiva agli operai di comprarsi case, di mandare i figli in vacanza un mese all'anno in villeggiatura e lavorava solo una persona dentro casa. Era quel sistema lì, forse anche perché i diritti economici e sociali c'erano, erano garantiti, l'istruzione pubblica, il numero di ospedali rispetto alle cliniche private, oggi gli istituti sanitari privati stanno superando eh, gli istituti pubblici, eh, tutto quel lavoro veniva fatto anche perché dall'altra parte, al di là appunto del, del, della cortina di ferro, c'era un altro mondo. Occhio che quel mondo rischiamo di trovarcelo qui forte, c abbiamo il Partito Comunista più, più grande dell'Occidente, dunque... Evitiamo, no? È un po' se ci pensate il meccanismo, il governo Monti che abolì i vitalizi prima dell'arrivo del Movimento 5 Stelle, no? Aboliamoli, eh? Perché se no questi arrivano anziché il 25% prendono il 40%. Pensate quanto è importante anche in questo senso la pubblica opinione, perché davvero concludo, ragazzi, alla fine io quello che ho visto con i miei occhi che è che i politici alla fine sono come dei capitalisti di se stessi, in un certo senso, degli imprenditori di se stessi. Cioè, alla fine gli interessano i voti. Perché senza le rielezione vanno a casa, se sì, qualcuno, quello più i più importanti si vanno a piazzare nelle partecipate di, di Stato oppure in qualche ruolo nel golfo, eccetera, eccetera, però tanti altri vanno a casa, dopo che, per lo meno loro, perché io poi mh, restituivo gran parte del mio stipendio, però eh, dopo che passi anni, cinque anni in cui ti senti Gesù Cristo perché mandi comunicati stampa, lavori se vuoi, imbo in, diciamo, imboscarti, ti puoi imboscare, lavori dal martedì pomeriggio al giovedì pomeriggio, credetemi. Ti intaschi un sacco di soldi, 10.000 euro, c'hai cioè i privilegi, c'hai cioè i treni gratis, tutte queste robe. E dopo cinque anni tornare nella vita reale perché trombato, ti hanno trombato, ti, ti duole. E così come se ci pensate, anche il sistema liberal capitalistico, che tu pensi che sia come dire impostato su una determinata visione del mondo, ma se alla fine non è più conveniente. Quel tipo di visione del mondo perché perdi appunto pensate il boicottaggio di Israele o dei prodotti o delle aziende che aiutano Israele. Per me questa roba è davvero importante se riuscissimo a farla tutta. Io nel mio piccolo la sto facendo perché poi ascoltano queste roba, ascoltano più questo de de delle minchiate di Biden che dice però adesso Netanyahu va a Cipriano dopo che la settimana scorsa gli ha dato un sacco di armi, dunque anche i politici in un certo senso. Non per coscienza, magari, forse qualcuno, ma più per convenienza sono costretti volta, a prendere a prendere la retta via. Altrimenti la strada che sarebbero costretti a intraprendere è quella di casa e nessuno vuole tornare a casa. Tranne rare eccezioni. Ma sono i pazzi che non si ricandidano. Chiaro, chiarissimo. Ale, grazie mille. Grazie mille no, gra per, questa, per questa conversazione. Chiaramente si arriveranno altri nostri inviti. Però, vabbè, ti diamo qualche, qualche giorno di riposo. In, in bocca al lupo per il vostro <ride> lavoro, ma speriamo di conoscerci poi eh, face to face presto. Certo, certo. Grazie, Grazie, Grazie a tutti anche gli spettatori e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao e buona giornata a tutti. Ciao a tutti.